Grazie, partecipato all'organizzazione di questo convegno, ma sono stato coinvolto in alcune discussioni che l'hanno preparato e quindi prendo molto volentieri la parola oggi, anche se su un tema specifico, perché mi sembra comunque interessante, oltre che doveroso, in questo contesto, nel contesto in cui oggi viviamo, fare una riflessione storiografica che riguardi appunto le vicende che in qualche modo fanno capo a queste date, 1945 in genere, cioè la fine della guerra, il 25 aprile in modo particolare. Lo dico anche se io credo che ci troviamo in una situazione storiografica di transizione, appunto, per usare questa parola, nel senso che non è facile oggi trovare un approccio convincente nel ripercorrere appunto questo tipo di tematiche, e questo non tanto per i limiti della storiografia, che certamente ci sono, che sono poi i nostri limiti, ma anche e soprattutto perché la storiografia non si muove nel vuoto, ma si muove in un contesto culturale, e non solo culturale, anche politico, ideologico e via dicendo, e quindi risente della situazione più generale in cui ci troviamo, e questo certamente ci pone dei problemi non facili da risolvere, che mi è sembrato di notare anche nelle relazioni introduttive che abbiamo sentito ieri, molto ricche, molto interessanti, hanno fatto riferimenti a dei quadri estremamente ampi che da una parte ci stimolano in modo molto positivo, evidentemente, come quello che ci ha proposto Marcello Flores, questo quadro così ampio, così interessante, che per esempio ha individuato, a mio avviso giustamente, nel tema della decolonizzazione, per esempio, uno dei fattori portanti della storia, della transizione, diciamo così, dal 45 a oggi, ecco, per usare un termine molto generale. Molto interessante per esempio anche la reazione di Alberto De Bernardi, che ha incentrato la sua riflessione sul quarantennio fra gli anni 30 e gli anni 70, ma naturalmente questi sono, come dire, dei temi, delle prospettive che ci pongono dei grandi interrogativi a cui facciamo fatica a rispondere. Io credo che si debba dirlo onestamente, perché di fronte a questi quadri così ampi, come collochiamo le vicende specifiche di cui ci siamo poi occupati giustamente nel proseguo del convegno, stamattina, ancora adesso? Ecco, credo che questa sia una domanda che resta aperta, deve restare aperta giustamente, e che merita in un certo senso di questo convegno far emergere, perché è bene che noi storici per primi continuiamo a interrogarci, e poi eventualmente, come dire, lo facciano anche altri, cercando appunto di coniugare delle grandi prospettive che in qualche modo riflettono la sensibilità del nostro tempo, ma appunto proprio per questo ci impongono di rivisitare con qualche novità anche vicende molto note. A me è stato chiesto di parlare in particolare di Chiesa e di religioni, il tema è molto ampio, io più modestamente mi limiterò solo a qualche considerazione che riguarda specificamente la Chiesa Cattolica, il quale tema costituisce a sua volta un problema nel problema, se così posso dire, nel senso che se ne è parlato molto, come dice, è un dato interessante, se ne è parlato questa mattina, se ne è parlato oggi pomeriggio, l'ho ricordato anche poco fa Paolo Bombeni. Quindi è qualche cosa che è profondamente dentro questa transizione, questo mi sembra un riconoscimento molto importante, non del tutto scontato, perché tutto sommato direi che la storiografia invece fino ad oggi ha piuttosto considerato questo tema un tema complessivamente marginale nelle due grandi stagioni che sono alle nostre spalle, cioè la lunga stagione della storiografia che fino alla fine degli anni 80, forse un po' prima, diciamo, fino alla metà degli anni 80 forse, ha fortemente enfatizzato la
tematica dell'antifascismo e della resistenza, da punti di vista opposti, naturalmente, diciamo molto diversi, e da, in quella prospettiva il ruolo della Chiesa e dei cattolici era comunque, diciamo così, marginale, sia invece nella storiografia che ha cominciato a svilupparsi dopo la cesura della fine degli anni 90, scusate, degli anni 80 e inizio anni 90, diciamo, perché da quel momento è prevalsa un altro tipo di storiografia che però curiosamente ha finito poi per convergere ugualmente su questa stessa tendenza, che è poi alla fine un po' curiosa, perché se esaminiamo le vicende di quegli anni dal punto di vista della società italiana, è difficile negare il ruolo, la presenza della Chiesa, eccetera. Ma anche se se lo si considera sotto il profilo più strettamente politico, è chiaro che quella transizione ha prodotto una certa vicenda politica in cui il ruolo del partito dei cattolici è stato praticamente rilevante, anche molto a causa delle vicende del rapporto fra la Chiesa e la guerra, che hanno, diciamo, preparato questa transizione appunto alla stagione successiva. Vorrei perciò fare una breve riflessione, appunto sempre di tipo storiografico, in particolare appunto su questa seconda stagione della storiografia, che è una stagione in cui il tema, come dire, della continuità tra fascismo e postfascismo ha avuto una nuova interpretazione, un nuovo rilancio, perché se in precedenza questa tematica era stata affacciata negli anni 70, mi pare in modo particolare, su un versante che è quello degli studi di Guazza o di Pavone, che sottolineavano, diciamo, quanto poco, diciamo, la novità dell'esistenza fosse stata in realtà recepita, no, dal contesto politico del dopoguerra, ed è una tradizione a cui l'Istituto Storia del Movimento di Liberazione è stato tradizionalmente piuttosto vicino. Invece, a partire dagli anni 90, curiosamente la tesi della continuità ha avuto un altro tipo di interpretazione, che è stata quella, come dire, che la Vulgata definisce revisionista, ma non solo, perché in realtà è stato la fine, diciamo, la scomparsa delle grandi tradizioni politiche, dei grandi partiti che in qualche modo si collegavano a quella vicenda delle origini, a quel patto delle origini di cui ci parlava adesso Onida. Ecco, la scomparsa di quei partiti ha avuto come contraccolpo il fatto che un po' in tutti i segmenti dell'orizzonte politico, quindi non solo in uno ma più in generale, avvenisse una archiviazione, diciamo così, di quel ricordo, una sottolineatura degli elementi appunto di ridimensionamento della novità, e quindi sostanzialmente di esaltazione della continuità, che ha avuto anche poi la sua espressione politica. Ricorderete negli anni 90 quella idea che ebbe, come dire, grande impatto, ma rivalutiamo, diciamo, anche i ragazzi di Salò, che era in qualche modo la vulgata politica di una tendenza a, non dico equiparare le due parti, ma certo a mettere, come dire, tra parentesi la vicenda appunto di quegli anni. Ora, per quanto riguarda il tema appunto che mi è stato richiesto, vorrei ricordare in modo particolare una sorta di, come dire, passaggio che ha saldato le tematiche politiche al tema della moralità. Ecco, nei primi anni 90 il tema della moralità è stato un tema che ha avuto un grande successo. Nella versione più nota di Claudio Pavone, che ha fatto di questo tema, diciamo, un oggetto di studio nel suo bel volume, ricordato come volume sulla guerra civile, anche se poi in realtà
realtà non parlava solo di questo, e però forse anche sotto un altro profilo, però anche Renzo De Felice ha fortemente sottolineato l'importanza di questi temi, naturalmente in un'ottica molto diversa. E qual è l'ottica di De Felice, che poi alla fine è stata, io credo, un'ottica prevalente in quegli anni? È stata la sottolineatura della inconsistenza, direi, etico-politica degli italiani. Le sue parole nel volume del 90 su Mussolini alleato, poi in una serie di interventi negli anni successivi, nella famosa intervista del 95 in Rosso e Nero, il tema ritorna in modo sempre più forte, sempre più accentuato. Furono in pochi, sono sue parole del 95, ad affrontare il dramma dell'8 settembre senza calpestare patriottismo e dignità nazionale, etica militare e società civile. L'8 settembre ci fu uno sciopero morale, oppure la resistenza della Repubblica Sociale Italiana furono due aspetti in gran parte uguali e contrari di una stessa realtà. Ed è la realtà, per De Felice, dell'indifferenza generale, dell'attendismo e dell'opportunismo. Prima un vivere, sono sue parole, fu l'imperativo interiore della gente. Sparire, inchiudersi nel proprio guscio, non compromettersi con nessuna delle parti in lotta, sperare in una rapida fine della guerra, per tentare di attraversare il dramma in corso col minimo di danni e di sacrifici. Quindi questo panorama, direi, totalmente negativo, ecco, della società italiana di quegli anni, ripeto, in una chiave morale. Una chiave morale che però ovviamente si salda strettamente anche a un'interpretazione storico-politica. Perché? Perché questa sottolineatura delle inconsistenze etico-politiche italiane, delle inferiorità degli italiani rispetto ad altri popoli, compresi in primo luogo i tedeschi, si salda alla assenza di iniziativa politica. E qui un nodo cruciale della discussione di quegli anni era la discussione sull'inverno 42-43, come momento in cui matura la necessità di una svolta che non arriva. Ecco, questa è un po' l'interpretazione di De Felice. Si arriva poi sì al 25 luglio, ma il 25 luglio in fin dei conti è una congiura di palazzo. La società italiana non riesce ad esprimere nulla, malgrado la crisi di consenso verso il regime provocata dalla guerra, e dentro questo quadro negativo naturalmente un ruolo importante il negativo viene attribuito alla Chiesa, perché nell'ottica di Felice anche la Chiesa è mancata all'appuntamento della storia, non avendo assunto in quegli mesi cruciali il ruolo che avrebbe dovuto. Naturalmente la ricostruzione, io qui adesso schematizzo molto, bisognerebbe citare i tanti autori, un dibattito estremamente vivace di quegli anni, anche interessante, da Agarossi, Spadolini, tanti altri che intervenivano su posizioni ovviamente molto diverse. Dicevo, comunque, per citare i due, come dire, un po' capofila di questo dibattito, Gallia Loggia, ovviamente i temi sulla morte della patria e via dicendo. Ecco, anche per quanto riguarda Claudio Paone c'è in tutto sommato una scarsa attenzione, credo si possa dire, ripeto, nel suo bel volume, anche in altri saggi, nei confronti del ruolo della Chiesa e dei cattolici, anche se la sua prospettiva era evidentemente molto diversa. Tutto questo era già notato all'epoca da Pietro Scoppola, il quale nel suo volume dedicato al 25 aprile da una parte riconosceva con De Felice l'8 settembre ha presentato il punto più basso della parabola, avendo però cura, ovviamente Scoppola, di sottolineare che la responsabilità di quello sciopero morale non poteva essere attribuita genericamente a tutta la classe dirigente dall'unità in poi. Questa era una tesi allora molto diffusa, sostenuta, ma ovviamente andava ricondotta, secondo Scoppola, specificamente al fascismo e a quel gruppo che aveva portato, a quel gruppo dirigente che aveva portato l'8 settembre. Con Claudio Pavone concordava invece sul fatto che l'8 settembre fu il punto di avvio di una ripresa di sentimento nazionale e di un rinnovato rapporto con la libertà.
Ma riprendendo invece un altro tipo di riflessione, che è molto più antica, che è quella di Federico Chabot, riteneva che il ruolo della Chiesa fosse stato troppo importante per essere trascurato, come avveniva invece nella storiografia, ripeto, anche dei primi anni 90. E per ricostruire tale ruolo non bastavano sviluppare nuove ricerche storiche su ciò che hanno fatto i cattolici tra il 43 e il 45, e qui ci furono in quegli anni anche una serie di ricerche molto valide, molto interessanti, penso ai 5 volumi promossi da Gabriele De Rosa sul ruolo dei cattolici nelle varie regioni d'Italia. Non mi ricordo dove si colloca, quando è stato pubblicato il bel libro di Giorgio Vecchio, non so se c'è ancora, sui cattolici, sulla Lombardia, che è molto attento, e un esempio molto bello di storia, come dire, che va a vedere la realtà concreta e via dicendo. Ma non bastava fare questo tipo di ricerche, occorreva rimettere in discussione una prospettiva storiografica incentrata sullo scontro armato quale unico aspetto saliente della transizione dal fascismo alla democrazia, perché alla fin fine questo unificava diverse tendenze storiografiche, no? Questa importanza dello scontro armato come unico elemento saliente della transizione dal fascismo alla democrazia, e proponeva questa visione scopola, notando l'importanza di una dimensione etica che coinvolge combattenti e civili, perché in condizioni eccezionali come quelle che il paese ha vissuto non si può amare, odiare, uccidere o essere uccisi, trovare o non trovare solidarietà umana nella fame, nel freddo, dare o non dare questa solidarietà senza compiere atti di grande spessore, positivo e negativo sul piano morale. Questo aver vissuto insieme un momento eccezionale di rilievo morale è forse l'eredità della resistenza intesa nel suo significato più profondo e comprensivo. In altre parole, Scoppola sottolinea che tutto, che la Chiesa è stata in qualche modo in grado di interpretare questo patrimonio morale che è in modo complicato e contraddittorio emerso in quegli anni, e di traghettarlo, se così posso dire, nella realtà del dopoguerra. Naturalmente questa è una tesi che può essere discussa, ma mi pare individuare alcuni nodi che erano importanti e che restano importanti. Ora, per venire più specificamente al nodo della questione posta allora e che merita ancora di essere presa in considerazione, cioè al nodo della crisi del consenso cattolico, il ruolo della Chiesa in questa crisi del consenso al fascismo, mi pare si possa dire che il fatto che effettivamente la Chiesa non abbia preso una posizione, non abbia preso un'iniziativa politica forte in quei mesi, qualche cosa ci fu naturalmente, come sappiamo, ma insomma effettivamente non ci fu qualche cosa che magari parecchi si aspettavano, non esaurisce il problema. Ecco, questo mi pare, credo, che si possa dire. Cioè, in altre parole, quella crisi di consenso, quello che accade nell'inverno 42-43, va esaminato in un modo più approfondito, così come va approfondito in modo più dettagliato quello che accade anche nei due anni successivi. Perché non è detto, e questo mi sembra il limite della tesi De Felice, che quello che non ha un rilievo politico immediato non abbia interesse storiografico o non abbia rilevanza storica, sostanzialmente. Questo mi pare, perché in realtà dobbiamo dire che si compie un'erosione del consenso complessivamente all'interno del rapporto tra la società italiana e il regime fascista in questo periodo, e erosione del consenso che si incontra con il ruolo che la Chiesa comincia a svolgere in quegli anni. Qui credo che sia giusto, ma la storiografia l'ha fatta da tempo, ricordare che l'erosione del consenso cattolico nei confronti del fascismo è qualcosa che avviene piuttosto tardi. C'è stata una storiografia ormai un po' antica, diciamo, che sottolineava l'importanza di certe fratture tra la Chiesa e il fascismo, il 38, le leggi razziali, via dicendo. Naturalmente
la storiografia degli ultimi anni ha messo in luce gli elementi di verità di questo tipo di interpretazione, nel senso di cogliere un disagio che c'era sicuramente in modo crescente ai vertici dell'istituzione ecclesiastica nei confronti della scelta del fascismo e via dicendo, un disagio che non è rimasto del tutto chiuso, come dire, nelle stanze vaticane, ma si è anche espresso in certe circostanze pubbliche, ma si può dire che complessivamente è con la guerra che entra in crisi in modo vasto, ampio, che coinvolge, diciamo, le masse cattoliche e via dicendo. E, non sto a ricordare anche il recente volume di Lucia Ceci, che mi pare ribadisca questo tipo di interpretazione. Mentre invece, appunto, come scriveva poi in realtà già tanti anni fa Andrea Riccardi, è proprio con la guerra che comincia veramente il distacco tra la Chiesa e il regime. Ora, naturalmente questo distacco ha diverse velocità, non è che avviene in un istante solo o in momenti appunto puntualmente definibili, ma insomma certamente comincia a riguardare le scelte, innanzitutto, come è abbastanza ovvio, dei vertici ecclesiastici. Bisogna ricordare che fin dall'inizio della guerra, anzi prima ancora che scoppiasse la guerra, la diplomazia vaticana, il Papa stesso si erano attestati sul tema della pace come scelta qualificante, come posizione qualificante della Santa Sede, e quindi tutto è perduto con la guerra, tutto invece è possibile con la pace, insomma, queste frasi famose, vi dice, e poi tutti i radiomessaggi Pio XII nel corso della guerra, che sono tutti incentrati sul tema della pace, il superamento della guerra e via dicendo. Tra questi radiomessaggi è stato da tempo messo in rilievo l'importanza di quello del 1942, perché è un documento che invita una mobilitazione dei cattolici. Questa mobilitazione non è ben definita nei suoi termini politici, ma insomma è un messaggio, è un segnale abbastanza forte che non a caso viene raccolto poi dagli settori più impegnati del mondo cattolico, iniziative che partono da quel momento per scrivere il codice di Camaldoli, dibattiti all'interno dell'Università Cattolica, vi dicevo, insomma il mondo cattolico recepisce la novità di questo segnale che va in una certa direzione. E quindi no, siamo a Natale 42, quindi Stalingrado, quindi siamo in un momento evidentemente anche poi di svolta complessiva della guerra, e quello che avviene in quel momento può essere descritto in molti modi. Io qui prendo le parole scritte a suo tempo da Ennio Di Nolfo, in cui lui scrive il rapporto dell'età risorgimentale, il rapporto tra Chiesa e Stato, dell'età risorgimentale subiva un completo capovolgimento. L'essere all'interno del territorio italiano significava più temere l'Italia, come è accaduto, diciamo, per la Chiesa, dal punto di vista della Chiesa dal 1861 in poi, diventava temere per l'Italia, cioè temere che l'Italia, trascinata da Mussolini in un conflitto globale, non fosse in grado di superare indenne la prova e conseguentemente, la prova della guerra, diciamo, e conseguentemente non fosse in grado di svolgere la funzione alla quale era stata delegata l'Italia, nella prospettiva della Santa Sede, alla quale è stata delegata nel 1929, cioè di proteggere la Santa Sede da nemici esterni. Questo c'è un po' il gusto dello storico di lungo periodo, che però non guasta quando si parla della Chiesa, nel senso che effettivamente, come dire, il rapporto fra la Chiesa e l'Italia è un rapporto molto stretto da molti secoli. La frattura del 1861 ha avuto la sua importanza, ha avuto importanza naturalmente la conciliazione del 29, ma la conciliazione del 29 appunto investiva in modo nuovo e forte l'Italia di un compito politico. Lì c'è tutta la, vabbè, lasciamo stare tutti i dettagli degli accordi del 29 in questo senso, ma diciamo in quel momento il rischio è che l'Italia non sia più in grado di assolvere questo tipo di compito che la Chiesa assegnava. Quindi in qualche modo si pone il problema per la Chiesa e per il Papa e i suoi collaboratori di temere per l'Italia, cioè di farsi carico del futuro dell'Italia, di porsi il problema di quello che sarebbe accaduto successivamente. Se volete, l'inizio di una riflessione
sull'Italia nella transizione, come andrà a finire, un interesse perché qualche cosa, quindi è vero quello che dice De Felice, non c'è un'azione esplicita nell'inverno 42-43, ma c'è una consapevolezza che si traduce anche in fatti. Questi fatti sono naturalmente a livello di diplomazia internazionale, cioè quello il livello in cui si agisce in modo nuovo la diplomazia vaticana, i rapporti con gli Stati Uniti in modo particolare, tutto l'interessante carteggio con Myron Taylor e via dicendo. Quindi direi che questo primo elemento è importante per capire la scelta di cui si pongono le basi in quei mesi, cioè la scelta di una Chiesa che in qualche modo sceglie, appunto decide di farsi carico del destino del paese. Passo ai mesi successivi e anche a un altro piano, che è il piano invece del rapporto fra Chiesa e società italiana. Ho finito? No, quasi. Allora accendo, anche se sarebbe molto interessante. In realtà sono i temi di cui si è discusso questa mattina, sostanzialmente, cioè che rapporto c'è nel concreto. Ora, io qui dico, vado appunto un po' con l'accetta, io ho una forte perplessità appunto sulla lettura alla fine un po' moralistica, ecco, per cui si deve liquidare tutto quello che appare dentro la zona grigia. Ecco, questa è l'impostazione appunto che De Felice ci ha lasciato, diciamo, tutto è zona grigia, tra l'altro usando un'espressione secondo me molto infelice, perché zona grigia per Primo Levi è quello spazio terribile, intermedio tra le vittime e i carnefici, e De Felice lo traspone a coloro che sono così, diciamo, non si identificano del tutto né con i fascisti né con una parte degli antifascisti, che sono due zone grigie, come dire, molto molto diverse. Qui stiamo parlando di una zona grigia che è la popolazione italiana con tutte le sue diversità, appunto, ripeto, sono venute fuori questi anni, sono venute fuori questa mattina. Qui c'è secondo me anche tutto il tema di cui accennava Gabriella Gribaudo, che è molto interessante, della resistenza alla guerra, cioè questo è quello che matura in larga parte della società italiana, che non può, mi pare, essere liquidata l'attendismo, l'opportunismo, sì, d'accordo, ma in realtà bisogna evidentemente cogliere il trauma di una società italiana gravemente messa in difficoltà dalla guerra, in cui si sviluppa delle strategie di sopravvivenza che non possono essere liquidate negativamente, e qui dentro la Chiesa ha un ruolo molto importante, un po' per sua scelta, un po' perché la società italiana lo investe la Chiesa di questo ruolo, insomma, soprattutto a livello poi locale, di base, per cui il parroco diventa il protettore naturale della comunità locale, che lo voglia o che non lo voglia, ma perché? Perché c'è il vuoto, perché c'è il vuoto istituzionale, c'è il vuoto dalla crisi dell'8 settembre, e non c'è più la forza del partito fascista, non c'è più il re, non c'è più lo Stato, non c'è più nulla, e quindi la Chiesa diventa questa, e guarda caso è una Chiesa che da anni parla della pace, che diventa poi di fatto l'obiettivo sentito da tutta la società italiana, e non è, ecco, qualche cosa che si possa liquidare, ripeto, con un giudizio a prioristicamente negativo, perché dentro questo, come dire, resistenza alla guerra c'è di tutto, ma c'è, non è la resistenza armata, e questo è ovvio, non è neanche la resistenza civile, e resistere alla guerra è un'altra cosa, ha ragione Pezzino, che lo sottolineava molto efficacemente questa mattina, e tuttavia ci sono una serie di atteggiamenti, e le ricerche locali secondo me lo dimostrano, che spesso sono contigui alla causa della lotta contro l'antifascismo, cioè desiderare la guerra, desiderare la pace, resistere alla guerra significa di fatto in realtà trovarsi vicini a quei settori che in realtà invece attivamente si stanno impegnando per accelerare la fine della dittatura nazifascista. Ultimo, 3 minuti ancora, chiedo scusa, tutto questo diventa il terreno su cui matura la scelta della Chiesa per la democrazia, perché questo poi è la cosa interessante. Dopo la guerra c'è una spinta dentro il mondo cattolico per
una restaurazione, per, come dire, che restauri l'ordine di una volta, no? Perché ci sono tutto di sogno dopo guerra, eccetera. Ma in realtà prevale un'altra cosa, cioè prevale la saldezza di un rapporto fra la Chiesa e il popolo italiano che si è cementato negli anni difficili della guerra e che convince i vertici ecclesiastici a valorizzare questa spinta popolare. Nel radiomessaggio 1144 c'è quello che non c'era due anni prima. Il Papa afferma esplicitamente per la prima volta la prevalenza del sistema, la preferibilità del sistema democratico rispetto ad altri sistemi politici. È la prima volta che questo avviene nel Magistero della Chiesa ed è molto legato alle vicende italiane di quegli anni. Naturalmente questo non significa una, come dire, piena accettazione della democrazia in tutti i suoi aspetti, non è questo il punto, ma si vuole dire che l'esperienza della guerra è stata tale da rendere, come dire, preferibile di gran lunga i regimi democratici, perché chiaramente sono quelli che hanno meglio resistito alla tentazione della guerra, che hanno meglio, mentre invece i sistemi totalitari e autoritari hanno portato alla guerra e via dicendo. E questo diventa una scelta convinta, questa poi è la cosa più nuova, anche non solo, come dire, di una preferenza per la democrazia come idealità, come valori eccetera, ma anche proprio come procedure, quindi le elezioni e via dicendo. E forse uno degli episodi più interessanti in questo senso, faccio un salto di due anni più in avanti, è quando una parte del mondo cattolico, italiano e non italiano, preme sul Papa perché il pericolo del comunismo è tale da sconsigliare che si tengano elezioni politiche in Italia. Siamo nel 1947, le elezioni si dovevano tenere lì a pochi mesi, e c'è questo tipo di pressione, ma Pio XII ormai ha, come dire, interiorizzato, non solo lui naturalmente, questa preferenza per la democrazia e la convinzione che comunque la vera risposta ai problemi come quello del comunismo, che come sappiamo ossessionava Pio XII, ma comunque non è tale da fargli rimangiare questa preferenza per la democrazia, e quindi invece resta fermo nell'indicare la preferenza per le elezioni politiche, appunto, che si dovrebbero tenere di lì a poco. In conclusione, mi pare che si possa dire che intorno all'esperienza svolta che ha interessato il popolo italiano di resistenza alla guerra, in questo terreno appunto matura quella saldatura tra Chiesa e società italiana che diventa anche la premessa di un nesso democrazia-pace, che è stato uno dei grandi contributi, io credo, dato dalla vicenda della guerra alla transizione, e che resta e che più a lungo ha prodotto effetti. Grazie.